Ciao a tutti da Roberto Vezzoli e da Beretta. Benvenuti all'ottavo appuntamento dedicato al mondo del tiro dinamico sportivo shotgun. Oggi parliamo degli strozzatori, e cioè la parte interna alla canna più vicina alla volata. Lo strozzatore può essere di 5 misure, da 1 a 5 stelle, dove una stella è la massima strozzatura e 5 stelle rappresentano la canna cilindrica. La scelta di questo accessorio non è mai da sottovalutare, perché sostituendo lo strozzatore avrò esiti di rosata molto diversi. È fondamentale effettuare delle prove al variare della distanza con il proprio fucile e le proprie cartucce, per imparare a conoscere meglio gli esiti di rosata al variare delle distanze. Andiamo a provare insieme gli esiti della mia cartuccia con i miei strozzatori a 15 metri. 28 grammi, piombo 6, strozzatore 5 stelle. 28 grammi, piombo 6, 4 stelle. 28 grammi, piombo 6, 3 stelle. Piombo 6, 28 grammi, 2 stelle. 28 grammi, piombo 6, 1 stella. Vediamo insieme nel dettaglio le 5 rosate che abbiamo ottenuto con la sostituzione dello strozzatore. 5 stelle. Una rosata molto ampia e omogeneamente distribuita. 4 stelle. Comincia a definirsi la rosata leggermente più concentrata. 3 stelle. Una rosata molto uniforme e ben centrata alla sagoma. 2 stelle. Una rosata nella dimensione generale grande quasi quanto la 3 stelle, ma molto più concentrata nella zona centrale. 1 stella. Una rosata molto molto più concentrata. Una volta effettuate tutte queste prove, noi abbiamo materiale sufficiente ad effettuare la scelta migliore in base alla tipologia di bersaglio che dobbiamo ingaggiare nella prova che ci troviamo ad eseguire. Alla prossima!